Nel secondo secolo d.C. le fortune di Roma si avviano a un lento e inesorabile tramonto. Forze invincibili avevano arrestato per sempre il volo trionfale delle aquile imperiali. Agli estremi confini dell'impero, i barbari dilagavano spinti dal miraggio delle facili conquiste, della potenza e della ricchezza. Nel cuore stesso dell'impero, nella stessa corte dei Cesari, salve vincitore dei Goti! Hai riportato le aquile di Roma su quei confini che i barbari invano avevano tentato di violare. Forze misteriose e inarrestabili, manovrate dall'ambizione di un uomo spietato, tramavano contro Roma e contro l'imperatore. Per un mostruoso delitto, un'eredità schiacciante cadde sulle spalle di una fragile creatura. Il trono di Roma e il destino stesso dell'urbe fu nelle sue mani. Dove ho visto una pelle d'orso? Mi faceva tanta paura. Cerca di ricordare. Tuo padre ti teneva fra le braccia e rideva quando non volevi posare i piedini su quella pelle. Contro questa donna debole e indifesa, la cui vita valeva un impero, si scatenarono implacabili le forze del male. Vedo sangue e una giovane donna fuggire da questa stanza. Un uomo grande e terribile la protegge. Ma banda di scellerati fuori legge. Verso le montagne. Sordi di sicari senza pietà. Intere legioni le dettero la caccia. Ma tutto fu inutile, perché solo contro tutti sorse a difenderlo un uomo nato dal mito per combattere contro il male. Ercole. In un clima rovente di mistero, di morbose passioni. Sei il più abietto degli uomini, Rezio. In amore tutto è permesso, Ulpia. E io ti amo. Di purissimo amore. Di guerre implacabili, un uomo eccezionale lottò solo contro un impero. Ercole contro Roma. Bandisa Guida, Mimmo Palmara, Daniele Vargas, Livio Lorenzon. Ercole contro Roma. L'eroe leggendario che lottò da solo contro un esercito. Contro di lui si spuntò l'ira del potente e l'astuzia dei traditori. Contro di lui si infranse l'impeto delle legioni e la collera degli dei. Ercole contro Roma. Un film imprevedibile, denso di emozioni e di drammi umani, ambientati nella Roma imperiale. Una nuova realizzazione cinematografica di Fortunato Misiano per la Romana Film, diretta da Piero Pierotti.